È facile concentrarsi su ciò che vogliamo e invece lasciare perdere quello che non vogliamo? Prima di andare avanti in questo video, ovviamente ti invito a vedere il film The Secret che c'è in questo canale, prima che magari potrebbe anche scomparire da un giorno all'altro, dipende sempre dai diritti. Iscriviti al canale proprio per questo e metti piace e condividi questi contenuti. Adesso in questo nostro diario siamo al giorno 18 e andiamo un pochino anche ad interagire anche con il contenuto, perché no, anche del libro, no? Quindi di The Secret abbiamo ti dico questo, guarda, in certi momenti ho bisogno proprio di riconnettermi con delle leggi universali, con quello che sono le basi fondamentali e non si può scappare da questo. E sicuramente la legge d'attrazione, quello che è contenuto in questo libro, nel film, ti dà delle fondamenta solide che ti puoi trasmetterle anche agli altri, perché non è solo per te. Questo percorso, questo mio diario, questo nostro diario, questo contenuto che sto adesso quotidianamente sfornando su YouTube, è anche per lasciare un segno alle altre persone. Quindi veramente molto importante. E prova a pensare adesso. Immaginati i tuoi pensieri. Secondo te, se tu continui a pensare alle cose negative, ma questo lo dico a te, lo dico anche per me, nel senso, quando nei momenti che, se noi proviamo a fare questo change di smettere di pensare alle cose negative, ad esempio ti faccio l'esempio più classico di rimettere dei soldi, di debiti o delle spese che abbiamo, cioè se noi ci fossilizziamo sempre a pensare a questo, già solo l'energia che sprechiamo, che buttiamo, che va, lo sai dove, perché penso che almeno una volta nella vita avrai provato questa sensazione. Se invece iniziamo a concentrarsi su quello che è il concetto di prosperità, di abbondanza, ma nel senso di dire: ok, so che ho questa situazione, ma sto lavorando, sto mettendo in moto l'universo perché si aprono delle prospettive, ma perché poi ovviamente apriamo uno scenario, nel senso, non è che solo la legge dell'attrazione serve, servono le azioni, perché ovviamente, ma qui viene detto, cioè se uno si mette e spera che arrivi il miracolo dal cielo, ragazzi, siamo fuori strada. Su questo bisogna anche iniziare a percorrere un percorso dove alla base ci sono le azioni quotidiane. Questo è fondamentale. Ovvio che se noi siamo in uno stato mentale positivo e di sapere che cosa vogliamo, anche questa è una bella domanda, perché tanti purtroppo non lo sanno, ma quando ti concentri davvero su quello che vuoi, e qui iniziano ciclicamente le magie. Prova a pensarci in quei momenti nella vita in cui davvero ti è sembrato tutto che venisse naturalmente, che ti viene una cosa bella dopo l'altra. Sono sicuro che l'hai provato, è impossibile che tu non l'abbia provato. Prova a ricordare quei momenti in cui eri in quello stato mentale lì. Eri felice già prima, eri contento, avevi quel prova a pensare all'amore, ragazzi, quando siamo innamorati, specialmente i primi tempi, poi bisognerebbe esserlo sempre ovviamente, ma questo magari sarebbe un argomento di un altro video e molti video. Comunque, in quel sembra di volare, no? In quello stato lì, che, perché davvero ti senti benissimo, ti senti di poter ricambiare questo amore, di poter, ti senti amato, ti senti desiderato, ti senti davvero attratto, che veramente la parte dell'amore è una cosa che tutti abbiamo provato nella vita, quindi non ci credo se uno non ha mai provato una cosa del genere, perché anche da ragazzini, no? Da bambini si prova questo sentimento, che poi ovviamente prende corpo e struttura nel corso degli anni, nel corso del tempo. Quindi io davvero ti invito a metterti nello stato mentale di felicità, di sentire che sta per arrivare tutto questo. So che a volte è complicato, lo so perfettamente, quindi ti capisco quando purtroppo i pensieri vanno a pensare a qualcosa di negativo, a quello che non vuoi. Qui è lo sforzo maggiore,
e non solo per te, anche nelle persone che più ci tieni, che più gli vuoi bene, che ti sono vicine, è importante vivere in questo stato qui, perché altrimenti diventa un problema poi perché si ingigantiscono ancora di più le cose che poi si possono assolutamente risolvere. Quindi veramente la vita è bella, è meravigliosa, cerchiamo di godercela per tutto quello che possiamo fare giorno per giorno, costruendo, sì, programmando, immaginando, andando a visualizzare, tuttavia restando ancorati a quello che è l'oggi, essendo felici per quello che sta per arrivare. Sempre meglio, concentrandosi su quello che vuoi. Ecco, questo video davvero lo sentivo molto nel cuore e ti ringrazio di essere arrivato fino a qua, quindi ti rinnovo l'invito di iscriverti al canale, di mettere mi piace, di commentare, di condividere questi contenuti e noi ci vediamo domani per il giorno 19 del nostro diario giornaliero da Luca Vitali. Un bacio.